Orrore in Sicilia. È stato individuato in una contrada a Scoglitti nel Ragusano il cadavere di un bambino di 8 anni che era scomparso nelle prime ore del mattino di venerdì a Santa Croce di Camerina, sempre nella zona ragusana. Il cadavere del bambino si trovava in un appezzamento di terreno a circa 200 metri da un mulino ed è stato scoperto da un cacciatore che si era mobilitato insieme ad altri colleghi. Colui che lo ha trovato è sconvolto. In una dichiarazione rilasciata a un'agenzia di stampa ha detto: se avessi potuto dargli la vita, lo avrei fatto. Due importanti vittorie hanno aperto il sabato del volley per le formazioni della città di Cerignola. Importante successo esterno per la Libera Virtus nella settima giornata del campionato di Serie B2 Nazionale Donne. Le ragazze, guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, hanno espugnato il terreno della Ester Napoli con il punteggio di 3-2, con i parziali di 25-18, 15-25, 25-11, 11-25, 13-15. Per la prima volta dall'inizio del torneo, le virtussine hanno sbancato un campo fuori casa. La Fuoricorso Caffè Udas esordisce con un successo nella prima giornata del campionato di prima divisione maschile. I ragazzi, guidati da Giuseppe D'Alessandro, hanno vinto all'esordio interno al Pala di Leo per 3-0 contro il Volley Bovio Foggia, con i parziali di 25-18, 26-24, 25-20. Il Sassuolo raggiunge al settimo posto il Milan dopo l'anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A. I romagnoli di Eusebio e di Francesco sabato sera hanno battuto in rimonta il Verona per 2-1. Vantaggio scaligero con Moras, poi nella ripresa Sansone prima e Taider poi completano il sorpasso. Deludente gara al 20 gol per Chievo-Lazio 0-0 con un solo brivido nel finale. Fra le sfide di oggi il Milan cerca i 3 punti in casa contro l'Udinese, mentre la Juve affronta un delicato derby contro il Torino, in serata all'Olimpico Roma-Inter. Domani si completa la giornata con la sfida di Marassi tra Sampdoria e Napoli.